Tips. Oggi abbiamo una storia meravigliosa che avevo già sentito tanto tempo fa e Sara, grazie mille Sara, l'avevo conosciuta tra virgolette, ancora con lo schermo davanti, all'inizio di questa avventura meravigliosa che a me ha appassionato tantissimo e sono scelte, alcune le chiamano coraggiose, e tu come la chiameresti la vostra scelta? Una scelta di vita. Perché il coraggio, poi avremo modo durante questa intervista di parlare anche di questa parola che fa tanto paura, però in realtà il coraggio non è tanto nel fare il primo passo, ma è poi per riuscire a portare avanti tutte le difficoltà che ti si presentano davanti, perché sì, sicuramente fare il primo passo non è facile, ma è molto più difficile a distanza di 3 anni, credimi, portare avanti la scelta, però si fa. Però si fa, ma andando indietro, voi chi siete, tu chi sei e che scelta soprattutto avete fatto? Perché io non ho ancora detto nulla, quindi che scelta di vita avete fatto? Che vita state facendo? Allora, noi abbiamo scelto anni fa, oramai 3 anni fa, di cambiare vita e di andare a vivere su una barca. Io non sono sola, ho un marito e 3 figli e un cane. Quindi diciamo che questo cambio è stato fatto non in autonomia e da single, ma è proprio un cambio di tutta la famiglia. Io e mio marito ci siamo conosciuti in una vacanza in barca a vela 20 anni fa e da sempre il mare è stata la barca, sono sempre state le cornici delle nostre vacanze, dei nostri momenti più belli. E insomma, poco a poco è sempre cresciuto in noi il desiderio di andare a vivere in una barca, di andare a scoprire il mondo, ma semplicemente di testare una vita differente. Questa cosa non riuscivamo a farla quando avevamo 20 anni, perché comunque non avevamo la possibilità economica, avevamo altre strade da percorrere prima di arrivare a questa consapevolezza, perché comunque non è che si decida da oggi al domani, ma sai cosa faccio? Parto e vado a fare il giro del mondo in barca a vela, non è proprio così. O meglio, per noi che siamo persone un po' più razionali e responsabili, è stato un processo molto lungo. È successo però che pian piano arrivassero i figli e questo sogno rimaneva sempre lì, ma ce la faremo, non ce la faremo, la scuola, il lavoro, eccetera, eccetera. Fino a quando un giorno ci siamo guardati in faccia e mi ha detto: ok, allora i soldi della pensione non possiamo farci tanto conto, l'unica cosa che abbiamo è una casa, di cui metà era ancora della banca, e quindi ho detto: vendiamoci questa casa, godiamoci adesso la vita a 40 anni, perché poi eravamo reduci dalla pandemia, insomma era proprio il periodo del Covid, nella vita non si sa mai quello che possa succedere, quello che possa accadere, quindi viviamocela tutto adesso e poi quello che succederà, succederà. E quindi insomma da lì si è innescato un processo fisico, perché proprio materialmente c'era da organizzare tutto, da preparare tutto, e mentale, perché comunque il coinvolgimento è forte, è stato forte, è forte tuttora, ed è importante perché comunque ci sono di mezzo 3 figli. E quindi sai, tutte le domande del caso, è giusto, non è giusto, gli facciamo un regalo, gli priviamo delle cose. Insomma è stata una scelta veramente molto sudata e sofferta, fino a quando abbiamo detto: ma sicuramente questa vita già la conosciamo, noi vivevamo a Milano, seguivamo i ritmi milanesi, quindi si sa quali sono i ritmi milanesi, conoscevamo già questa vita, abbiamo detto: ma esistono delle vite diverse? Cioè andare a vivere su una barca, girando il mondo, anche stando fermi da qualche parte, comunque in un posto diverso da quello che già conosciamo, come sarà?
E allora abbiamo detto, per i nostri figli questa cosa sarà una sofferenza, sarà un arricchimento? Sicuramente noi pensiamo che le esperienze siano un arricchimento, bello o brutte che siano, comunque ti danno qualcosa. E allora abbiamo detto, guarda, sicuramente gli priveremo qualcosa, ma sicuramente gli daremo dell'altro. E quindi abbiamo detto, basta, partiamo. Vado avanti a raccontare, o hai già qualche domanda? Guarda, l'altra sera quando hai fatto la tua diretta Instagram, perché lì potete trovare su Instagram, di tu come si chiama il tuo... Noi siamo sailing_shibumi, e insomma lì raccontiamo la nostra quotidianità, quindi dalle navigazioni ai viaggi, alla vita di tutti i giorni, perché qui comunque adesso siamo temporaneamente fermi, non si sa per quanto, siamo a Lanzarote al momento, alle Canarie, e qui abbiamo una vita più normale, tra virgolette. I ragazzi li abbiamo iscritti a scuola, perché poi quando siamo partiti, faccio un piccolo passo indietro. Allora, mio marito è un fisico, lavora per l'Istituto Nazionale di Fisica e ha preso un anno di aspettativa. Io sono una libera professionista, creativa, moda, digitale, insomma un po' di cose creative, e autonoma, quindi appunto mi sono portata il lavoro poco a poco in giro con me, però i ragazzi hanno fatto un anno di homeschooling. Ed è stato veramente un'esperienza bellissima da una parte, ma stancante dall'altra, perché è veramente impegnativo. E quando siamo arrivati, insomma, abbiamo avuto un sacco di intoppi, perché noi siamo partiti tardi, perché la pandemia ha rallentato tutte le consegne dei pezzi che mancavano, gli aiuti che avevamo bisogno in cantiere, eccetera. Dovevamo partire a luglio, siamo riusciti a partire solo a ottobre del 2020. Ci siamo beccati burrasche su burrasche navigando nel Mediterraneo, fino a quando siamo arrivati a Formentera. Abbiamo girato per le Baleari un po' e siamo arrivati a Formentera. In quel periodo c'era burrasca, quindi 70 nodi, una cosa impegnativa. Noi di solito stiamo sempre, dormiamo sempre ancorati nelle baie, perché siamo autonomi energeticamente, acqua, eccetera, quindi non abbiamo necessità di andare dai porti. Quel giorno abbiamo detto, vabbè, 70 nodi, meglio andare nel porto, stiamo lì qualche giorno a Formentera, facciamo cambusa, spese, eccetera, eccetera, e poi ripartiamo. Perché noi avevamo fretta di arrivare alle Canarie a novembre, dicembre, gennaio, non più in là, perché comunque è il periodo dove ci sono gli alisei. Gli alisei sono questi venti che ti spingono dall'altra parte dell'oceano. E quindi, insomma, andiamo, andiamo, andiamo. Noi entriamo in porto. Dopo un paio di giorni che passa la burrasca, chiamo per radio e dico: Shibumi lascia il porto. E dalla marina mi dicono: Shibumi non può lasciare il porto perché l'isola è chiusa per pandemia. Vabbè, ho detto ok, pandemia, poi in Spagna ogni comunità autonoma aveva la sua gestione, ho detto vabbè, aspettiamo una settimana, si aprirà. Una settimana sono diventate due, due sono diventate tre, si è diventato un mese, mi ha detto scusate, ma qui fa no, no, prima di aprile non se ne parla, che era Pasqua. E quindi insomma noi ci siamo ritrovati veramente spacciati, perché il nostro sogno pian piano, sì, quello di andare a vivere in barca l'avevamo raggiunto, quello comunque di seguire delle tappe che ci eravamo idealmente segnati, pian piano è andato sfumando, perché avevamo perso gli alisei, pian piano i giorni passando e anche l'aspettativa di mio marito stava finendo, i soldi comunque, vivere a Formentera non è proprio come vivere insomma in altri posti, quindi anche a livello economico non è stato facile. E poi il coinvolgimento psicologico, perché comunque dici porca miseria, da anni che sogno di fare questa cosa, mi metto in gioco, vendo tutto quello che ho, tolgo i figli da scuola, e poi alla fine in un attimo il mondo ti crolla sotto i piedi. E allora Formentera è stata un'esperienza dura e difficile, perché appunto non tanto nella quotidianità, perché poi abbiamo vissuto in questo paradiso dove già in inverno non c'è un'anima, figurati sotto pandemia, anche quelli che vivevano sull'isola non c'era nessuno, quindi siamo stati tutto sommato nella sfortuna fortunati, però è stata dura da accettare. E allora insomma, invece che dire ok vabbè, sai cosa facciamo, torniamo a casa, abbiamo detto sai cosa facciamo, guardiamo quello che abbiamo e non guardiamo quello che abbiamo perso, tra virgolette. E noi avevamo una famiglia, avevamo dei bambini, avevamo l'esperienza scientifica di Stefano, avevamo la mia creatività e questo dono del saper parlare, che ho scoperto solo, solo condividendo la nostra vita sui social, quindi avevamo anche le conferme di chi ci stava seguendo. Facciamo qualcosa per condividere la nostra esperienza. E allora abbiamo iniziato a fare tanti progetti scientifici e ambientali, condividendoli, quindi abbiamo fatto una serie della fisica tra le onde in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica, che è l'ente per cui lavora mio marito, e quindi i ragazzi registravano loro dei video parlando dell'energia sostenibile, di come viviamo in modo sostenibile a bordo.
E questa serie è stata talmente bella, talmente interessante che è andata in onda anche su Rai Gulp, la Rai dei ragazzi. Poi abbiamo un rilevatore di raggi cosmici, quindi poi abbiamo fatto degli esperimenti. No, quello l'abbiamo fatto più avanti, quando siamo arrivati qua alle Canarie. Ospitavamo a bordo un biologo marino che ci raccontava un sacco di cose. Quindi insomma abbiamo cercato di condividere quello che al momento avevamo e non ci siamo abbattuti per quello che oramai era andato in fumo. Però insomma il tempo passava, l'isola è stata riaperta, ho detto adesso cosa facciamo? Ho detto iniziamo a uscire dal Mediterraneo che per noi marinai era un gran successo, cioè per molti uscire dal Mediterraneo è così, per altri invece come lo era per noi, insomma era un gran successo. E quindi niente, alla fine usciamo da Gibilterra, 5 giorni di navigazione in oceano, che per noi era veramente tantissimo, perché poi l'oceano non ha niente a che vedere col Mediterraneo, cioè l'oceano è proprio un mare diverso, un mare potente, non ci sono le onde, ci sono delle masse di acqua che ti spingono, che ti alzano, che ti tirano giù, che insomma è tutta una cosa completamente diversa. Arriviamo alle Canarie, io ho detto ok, allora Stefano ha finito l'aspettativa, io devo lavorare a 360 gradi, quindi non posso più seguire l'homeschooling con i ragazzi li spediamo a scuola. Stefano ha iniziato a fare il pendolare Lanzarote-Milano, quindi a settimane alterne lui lavora su Milano, io porto avanti tutti i miei progetti creativi digitali, faccio visual identity, seguo account di altri eccetera eccetera, i ragazzi sono bilingue, quindi a distanza di 2 anni sono diventati bilingue. Quindi insomma diciamo che tutta nella sfiga tutto sommato è andato bene, perché la nostra quotidianità oramai non è molto diversa. Quello che forse facevi riferimento tu, che ci siamo raccontate, che ho raccontato nella diretta che ho fatto l'altro giorno. La nostra quotidianità non è tanto diversa, perché comunque abbiamo le menate della scuola, abbiamo le menate del lavoro, le menate di arrivare a fine mese, la spesa, e poi comunque viviamo in una barca, quindi ci sono tutte le problematiche della manutenzione di una barca, che è come se fosse una casa, però c'è anche un motore, però ci sono degli impianti da mantenere, quindi tutte queste dinamiche. E poi c'è la dinamica del viaggio, perché comunque noi ogni tanto ci spostiamo, facciamo i nostri giri o facciamo dei viaggi magari anche via terra. Quindi insomma non è una vita differente la nostra da quella normale, diciamo così. Cambia proprio l'approccio. Cambia l'approccio dove ogni mattina quando ti svegli vedi un'opportunità in quello che hai di fronte, no? Questo non perché viviamo in barca, Non è perché viviamo in barca, perché questa opportunità uno se la crea anche un po', cioè di avere proprio la predisposizione, di avere l'animo predisposto all'apertura, l'animo predisposto alla conoscenza, alla tolleranza, perché ultimamente tolleranza veramente quando torniamo in Italia ci mettiamo le mani nei capelli, perché il diverso spaventa, perché è tutto una lamentela unica, quindi tutta questa parte abbiamo capito che non serve. C'è da lamentarsi, sì, c'è sempre da lamentarsi nella vita, nessuno ha una vita idilliaca, anche quelli che pensiamo stiano meglio di noi in realtà qualche sassolino nella scarpa ce l'hanno, però se togli tutta quella parte e riesci a tirar fuori anche il buono di una singola giornata, perlomeno a me dà quell'energia, quell'entusiasmo di far andare alla grande una settimana, tutta la settimana. Che poi anch'io ho i miei alti e bassi, perché anch'io ho passato i miei momenti di down importanti, esaurimenti nervosi, insomma i momenti, anzi forse a livello di ansia, diciamo che sto peggio adesso che quando ero in Italia. Perché comunque c'è tanto, perché comunque c'è l'incertezza sul futuro, perché comunque l'incertezza per i ragazzi, diciamo che ci stiamo creando delle certezze a tempo ridotto, no? Cioè non pensiamo accantono adesso i soldi per quando sarò vecchio, così avrò la certezza da qui a 40 anni, 30 anni, quanto 100 anni, quando sarà. Però la certezza è che adesso per i prossimi 6 mesi sarò qui, 9 mesi, i ragazzi finiranno la scuola qui e posso fare dei progetti in questo poco piccolo termine. E poi non lo so, e poi quando ci dicono ma quando farete la traversata atlantica, ma dove andrete, ma cosa fate, ma non pensi al futuro, ma non... Io sono molto yogi in queste cose e mi godo quello che ho adesso, perché se fai rimuginamenti su quello che porca miseria, però io avevo detto che sarei andata di qui, alla fine i nostri progetti sono saltati, ti viene un fegato grosso così. Se pensi oddio il futuro, però i miei ragazzi, la scuola, il Stefano, il lavoro, mi viene un nuovo un fegato così. Quindi mi sveglio la mattina, c'è il sole, c'è il mare, c'ho i pesci che mi nuotano sotto le chiappe, ho un'agenda piena di cose da fare.
Scusami, io vado avanti a parlare a macchinetta, tu interrompi. No. Ma guarda, vedi, non ti ho fatto. Mi sono preparata alcune domande, ma non mi sono preoccupata di questa intervista perché so come sei. Quindi ho detto, guarda, io la lascio parlare perché meglio di lei non può spiegare nessuno la tua storia. Quindi... No, a me viene tanto entusiasmo quando racconto la nostra storia, ma non sì. Perché noi siamo dei fighi, assolutamente. Noi siamo delle persone normalissime che però hanno preso la consapevolezza che si vive una volta sola. E quando ti guardi in faccia e dici ok, ma io sul letto di morte cosa mi voglio portare? Ai miei figli cosa voglio dare? Cioè voglio la borsa di Gucci, voglio l'iPhone ultimo modello, voglio la macchina, voglio cosa voglio? Io voglio i ricordi, io voglio farcire come una tacchina, farcire i miei figli di ricordi, di esperienze, perché quando siamo la sera noi a tavola, quando siamo con amici, quello che condividiamo non è il telefonino, non è l'acconciatura, non è tutto il vestito firmato, ma sono le nostre esperienze. E sono le nostre esperienze, sono gli incontri che facciamo, perché stiamo incontrando persone veramente meravigliose, ma in tutto il viaggio, non solamente qui, che ti danno talmente tanto... Che poco a poco sono queste persone che danno il senso alla tua vita, no? Lo scambio, il confronto, queste cose sono le cose che mi riempiono. Poi sì, facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, sì, no, comunque bisogna lavorare, sì, no, però non lo fai con quell'arrivismo, con quella cosa che devi arrivare da qualche parte, cioè vivi e lavori per quello che ti serve. Poi ovviamente, con questo non dico che mi faccia schifo, se arrivassero 100.000 euro, perché comunque abbiamo sempre progetti, abbiamo sempre tanti progetti che magari accantoniamo oppure li viviamo con sacrificio perché comunque economicamente non ce la facciamo, però ci godiamo tante altre cose e certi sogni li lasciamo lì per quando sarà il momento. Quindi insomma è tutta una questione di equilibrio, no? Come quando stai in piedi in barca che si muove in continuazione, la nostra vita è un po' così. Perché poi devi, per far funzionare questo ingranaggio, devi anche rispettare le esigenze di tutti, perché ovviamente c'è un piccolino che ha 6 anni, non l'ho detto forse, piccolino ha 6 anni e ha passato 4 anni della sua vita in barca e quindi già lui ha un piede marino, lui è amante del mare, lui se vede una plastica in mare si butta, si getta, cioè vive proprio il senso della natura e del mare come la sua casa. La mezzana ha quasi 12 anni e il grande ne ha quasi 15. Quindi riuscire a incastrare le esigenze, i momenti sì e i momenti no, di uno adolescente, di una quasi adolescente, di un piccolino che sta crescendo, di un marito che c'è una settimana sì e una no, di una mamma che è qui e che comunque si deve ricordare ogni 3 giorni di far partire il flushing del dissalatore, se no si blocca, si deve ricordare di fare acqua di qua... E più il lavoro, più i figli, insomma è tantissima roba e quindi se non riesci a trovare l'incastro perfetto, se non riesci a trovare l'equilibrio, è un attimo che si cada e noi cadiamo e ci rialziamo come si fa nella vita, perché se cadi e non ti rialzi, allora è un casino. Infatti io volevo sottolineare il fatto che voi non siete una famiglia di ricchi come possono pensare la maggior parte delle persone. Voi avete venduto tutto, avete venduto la casa e questa, come hai detto tu, è proprio stata una scelta di vita, perché quello che a me un po' ruga spesso è vedi, quando si condividono le scelte un po' particolari delle altre persone, sembra sempre che gli altri hanno sempre qualcosa in più di noi, e secondo me le persone che hanno fatto le tue scelte hanno qualcosa in più di noi, ma che è questa, tante consapevolezze, come dicevi tu, non hai il coraggio, ma tu parlavi anche l'altro giorno in una storia di Instagram, mi sembra, di consapevolezza. E sì, i soldi sono un mezzo potentissimo, come dicevamo prima, fanno comodo a tutti, i soldi sono un mezzo potentissimo, ma non facciamoci fermare dal solo soldo, perché altrimenti nessuno farebbe più niente nella vita. Guarda, no, ti porto un esempio. Guarda, io e mio marito per anni, ma veramente per anni, poi con l'arrivo del mondo social questa cosa è diventata sempre più forte, abbiamo sempre letto i libri di chi viveva in barca e viaggiava, guardavamo i video di persone, di famiglie ancora italiane, non credo che non ce ne siano, però soprattutto stranieri che vivono in barca e viaggiano in barca, e ogni volta che vedevamo questi video ci veniva sempre il fegato grosso così, perché ci rodeva, fa porca miseria, anche noi vogliamo fare quella roba lì, perché loro stanno facendo quella roba lì e noi no?
Cioè, che cosa hanno in più queste persone rispetto a noi? Alcuni probabilmente erano miliardari, alcuni probabilmente, lo vediamo anche vivendo in un porto, ci passano sotto, eh? Quindi sicuramente il fattore economico più, la condizione economica più agevole aiuta. Però ho detto, perché noi no? Alla fine abbiamo una casa, che tra l'altro non era una casa, era la mia casa. Era la casa che ci siamo sudati per anni, era la nostra casa, disegnata da noi, arredata da noi, con tutti i nostri ricordi dei viaggi, cioè è proprio un pezzo di cuore grosso così. Quindi venderla è stato veramente, penso, il dolore più grande che abbia provato in vita mia. Quindi non è che si sta dicendo compro una casa così, era proprio la nostra casa. Però nella vita bisogna scegliere. Nella vita e devi tu che scegliere. Sei data? Tu che voi? Io ho detto... quello perché cosa manca a noi? Noi avevamo il coraggio, avevamo le capacità tecniche, anche se in mare c'è sempre comunque da imparare, lo dico con tanta umiltà, comunque sapevamo andare in barca, Stefano soprattutto sapevamo andare in barca, non avevamo vincoli tra virgolette, magari sai alcune persone non si possono spostare perché hanno genitori che bisogna accudire o hanno dei problemi fisici che necessitano delle cure eccetera eccetera, quindi non è proprio per tutti, però non avevamo nessuno di questi limiti. Ho detto, perché no? Cosa ci serve? Una barca? Ok, troviamo la barca, cosa servono? I soldi. I soldi, noi siamo riusciti ad avere questa barca a un prezzo stracciatissimo, perché la gente dice, ah, una barca di 18 metri costerà milioni di euro, l'abbiamo pagata 62.000 euro, che voglio dire, un SUV, una esatto. Macchina un po' bella, non è che si allontana più di tanto da questa cifra, immagino. E quindi niente, abbiamo iniziato a fare sacrifici, parrucchiere zero, l'avete messa a posto voi. L'abbiamo sistemata noi, perché ovviamente poi se ci metti mano tu non devi pagare qualcun altro per farlo. Bambini con i vestiti usati, telefono e macchina super scassinati. Quindi la soluzione c'è. E quindi quello che ho raccontato anche nel mio talk che ho fatto al TEDx l'anno scorso, il trucco sta nel trasformare le scuse in soluzioni. Questo non lo so, lo devo cercare. Cioè, ci non sei hai ancora visto? Sì, sì. No! Su YouTube, cioè se digiti Sara Rossini TEDx ancora, stasera ti cerco, te lo guardi e lì trovi un sacco di chicche. Sì, sì. Questa me la sono persa. E quindi sai, se tu trasformi le scuse in soluzioni, è fatta. Perché trasformi le scuse in soluzioni. Sì, me questa scrivo. Segnatela, questa io metterò come si dice, le royalty ogni volta che qualcuno la userà. Però è vero, perché sai, se tu pensi, ok, il telefono, un iPhone quanto costa? 1.000 euro? Inizia a prenderti uno da 200 e ne hai già risparmiati 800 di euro. Una macchina, noi qui abbiamo comprato un'auto, ma non abbiamo comprato un'auto, abbiamo comprato uno schifo di auto, perché noi l'abbiamo affittata per qualche giorno, poi quando abbiamo detto, ok, però se viviamo qui, la macchina per portare i ragazzi a scuola, fare la spesa, poi carichiamo le tavole, il cane, gli skate, eccetera, ci serve una macchina. E allora il ragazzo che ce l'ha affittata per un mese, per un paio di mesi, gli ho detto, senti, basta, non l'affittiamo più perché noi adesso vorremmo comprarla. Vabbè, se volete questa ve la vendo. Con 900 euro, quindi un iPhone praticamente, abbiamo comprato un'auto, 7 posti, del forse 2004-2005, una Zafira vecchissima, noi ci dormiamo, ci andiamo in giro. Cosa serve un'auto? Serve per spostarti. Oppure l'auto ti serve perché vuoi arrivare all'aperitivo e parcheggiarla lì davanti e far vedere che hai un Audi. Uno status. Che, capisci? Vestiti, ci vestiamo con vestiti usati, oppure ce li compriamo ma in saldo. Io quando ci sono i saldi, nel caso vado a fare il rifornimento lì, soprattutto per i figli, perché io ho le stesse magliette da penso 15 anni, sono sempre quelle, pur lavorando nella moda, pur comunque avendo sempre lavorato nella moda. Se riesci a essere originale e creativo, riesci a esserlo anche senza per forza comprarti un completo di Dolce & Gabbana da 4.000 euro. Quindi, però devono essere cose che hai dentro di te, perché sennò non vai da nessuna parte, capisci? E quindi insomma, poco a poco abbiamo detto, no, guarda che alla fine risparmia di qua. Usciamo a cena tutte le settimane, andiamo a mangiare la pizza con gli amici tutte le settimane, facciamo che ci andiamo una volta sola e altri 300 euro li risparmi. Quindi insomma la soluzione c'è, è che a me capita spesso di dire, ah no, anch'io vorrei andare a vivere in barca, però sai, ce l'hai una casa, vendila. Eh no, la casa non si vende, no, la casa non si tocca. E allora la soluzione ce l'hai, però non sei disposto a scegliere quella strada per raggiungere il tuo sogno, capisci? Esatto. Perché no, noi, l'essere umano, vuole, però appena gli dici rinuncia, ah no, però ho fatto tanto fatica per guadagnarmi la mia casa, per avere la mia casa, no, adesso non posso.
E allora poi non venirmi a dire beata te, non venirmi a dire beata te che bella vita che fai, perché io per arrivare a fare questa vita, che per me è da beata, però neanche più di tanto. No, ma che poi il bucato te lo devi fare anche tu, da mangiare te lo devi fare anche tu, portare i figli te li devi fare anche tu, le pulizie te le devi, cioè tu devi fare tutto. Chiamare i clienti, quelli che non ti pagano, trovare sempre nuove collaborazioni, seguire il mondo social, perché comunque lì dentro trovi di tutto di più. Cioè non è una cosa, non stare con mio marito per una settimana, adesso ci ho fatto l'abitudine perché oramai è un anno che è così, ma all'inizio io soffrì, io ogni volta sembrava una barzelletta, ogni volta che lui partiva mi sono presa il COVID, una volta mi è partita i calcoli, ma perché io senza di lui soffro, ma perché sono innamorata di lui, quindi mi manca. Poi mi serve, tra virgolette, anche perché nella gestione quotidiana non è facile, però perché mi manca. Quindi stare comunque a 4 ore di aereo da lui, se mi succedesse qualcosa qui, ok, sì, ci sono gli amici, le persone, però non è lui. E quindi anche psicologicamente accettare il fatto di staccarsi dal proprio compagno, per me, ripeto per me, perché poi ci sono donne che vivono a migliaia di chilometri di distanza dal marito e stanno una meraviglia, per me è stato molto duro da accettare ed abituarmi a questa nuova condizione. Quindi beata me, sì, però questo beata, cioè me lo sto veramente guadagnando poco a poco coi gomiti. E allora poi mi dice che la riunione terminerà tra 10 minuti. Wow, allora ti faccio 2 o 3 domande, posso? Ti faccio 2 o 3 domande, se vuoi. Vai. Sei libera. Qual è stato il problema più grande che avete o hai dovuto affrontare? Quello che quando tu pensi in negativo dici cacchio, però ce l'ho fatta. Quando si è stati bloccati a Formentera. Quando abbiamo preso consapevolezza che da lì non si poteva più partire, che avremmo perso gli Alisei e che comunque non avremmo potuto aspettare un anno perché Stefano non aveva un altro anno di aspettativa, lì è stata veramente... Io non ho avuto il ciclo per 3 mesi e poi per 2 mesi l'ho avuto ogni settimana. Cioè è stato veramente un incubo. Quindi lì è perché stato veramente... Era una cosa psicologica, perché è come se vi si fosse rotto un sogno, che poi alla fine non è vero, ma in quel momento lì sembrava rotto questo sogno. Sì, è stato... una cosa ancora psicologica, che invece poi l'avete trasformata in opportunità, voi l'avete trasformata in opportunità. Ah, certo, perché poi molti avrebbero detto vabbè dai, torniamo a casa. Esatto, come dicono, il 90% è come reagisci e il 10% è quello che ti succede. È proprio vero, cioè voi siete l'esempio lampante di questa cosa. La gestione della quotidianità, perché tu una volta, una settimana sì, una settimana no, tu sei da sola. Un po' l'hai già anche detto, nel senso che un po' mi hai già anche risposto a questa cosa. Come ti gestisci? Nel senso, io vedo le storie di Instagram, però sicuramente chi ci segue, non, sicuramente penso che alcuni non ti conoscano ancora. Come fate? Cioè, ci puoi raccontare una giornata? Allora, innanzitutto viviamo in spazi stretti. La nostra, però... Innanzitutto viviamo in spazi stretti e questo a lungo andare dà fastidio parecchio, perché questo è il tavolo dove mangiamo, dove studiamo, dove facciamo i compiti, dove tutto avviene qua. E quindi capisci che se uno fa i compiti o vuole disegnare e tira fuori 2 foglie e 2 penne, dopo 10 minuti c'è già un casino. Io adesso ho qui tutti i miei quaderni, le mie agende, le mie cose, però quando devo preparare da mangiare, che arrivano a casa i ragazzi, il grande perché gli altri si fermano a scuola, devo tirare via tutto. E poi oramai l'età avanza, non riesco più a ricordarmi quando poi nel pomeriggio ritiro fuori tutto, poi il pomeriggio tante volte lavoro sul letto, perché qui ci sono i ragazzi o che fanno i compiti o che guardano la TV e quindi non ho spazio, non c'è spazio per me. Quindi lo spazio, che per me non è mai stato un problema in barca, difatti tutti mi dicono ma come fai con gli spazi? Ma alla fine lo spazio non, per me non è un problema. Dopo 3 anni... posso iniziare a dire che lo spazio un po' inizia a essere un problema. Quindi sicuramente lo spazio è vincolante. Però ognuno ha la sua cabina, ognuno riesce a ritagliarsi il suo momento intimo, diciamo così. E la mia vita è: mattina si lavora,
si fa la lavatrice che è lì, si tirano fuori due robe, si sistema, si cucina, eccetera, eccetera. Poi dopo pranzo i ragazzi si fermano a scuola, i due piccoli si fermano a scuola, il grande torna a pranzo, il pomeriggio è loro perché comunque hanno attività e quindi prendi porta. L'anno scorso ho iniziato a dare un po' di autonomia a Nina che aveva 11 anni, ho detto guarda che puoi iniziare a muoverti da sola col patinette. E allora anche lì poi avevo fatto un video, una storia dove la prima volta l'accompagno io così le faccio vedere la strada. La seconda volta va da sola, però io la vado a prendere, così facciamo insieme la strada del ritorno. Cioè, poco a poco, adesso lei va e torna da sola. Quindi anche l'autonomia non è che dice a un figlio vai, ti arrangi. Questo comunque affiancamento all'autonomia è importante. E qui magari è più facile farlo perché ci sono meno pericoli, tra virgolette, rispetto magari al centro di una città grande. Però insomma è un insegnamento importante. Quando loro rimangono magari da soli qui, comunque sono su una barca da soli, perché io magari vado a fare la spesa e non me li porto tutti o che. E quindi insomma ci sono tanti insegnamenti che la vita di bordo te li mette di fronte prima rispetto a una vita normale. Non so come... Non è facile da spiegare, no? Però ti confronti molto prima rispetto a tante altre situazioni di alcune dinamiche di autonomia, di autosufficienza, di paure e di queste cose. L'ultima cosa, perché il tempo ormai finisce, una cosa a cui tengo tantissimo, ma anche per me, che lezione è una parola brutta, ma che cosa vuoi lasciare, che cosa vuoi dire a tutte le persone che vogliono cambiare ma e non ho i soldi e c'è sempre un problema davanti e però loro sono più bravi, però loro hanno i soldi e però loro sono e io invece non ci riesco, e perché quando si creano un sacco di problemi nella loro testa e non riescono a darli là alla propria vita, perché io so che ci sono tantissime persone che vorrebbero cambiare, a volte non hanno neanche il coraggio di dirlo a se stesse. Tu che ce l'hai fatta, perché comunque ce l'avete fatta, ce la state facendo, hai qualche consiglio, qualche cosa per sbloccarle, per dire ragazzi? Guarda, io c'è una cosa che è un pensiero bruttissimo che io ancora oggi quando lo penso mi fa venire un'ansia pazzesca, ma è: prendi consapevolezza che hai una vita sola. Non procrastinare, non dire ah no, vorrei fare quel viaggio, però sì dai, aspetto, ma senza quel viaggio, cioè no, voglio chiamare quella persona, però dai, la chiamo settimana prossima. Fallo, cioè non pensare a vorrei, potrei, ma pensa a fallo. E uno dei miei motti, tra l'altro sempre quello del TEDx che ho fatto mio e che è mio, nostro, è stato facile? No. È stato possibile? Sì. Perché tante volte di fronte alle difficoltà uno si ferma e quindi se ti fermi alzi le mani, e invece no, perché le cose facili non esistono e quindi bisogna fare fatica. Per raggiungere un sogno si deve fare fatica. Difatti io dico vado a prendere il mio sogno, perché in quell'andarci ci sta tutto questo viaggio, ci sta tutto questo processo mentale, fisico, di fatica, di coinvolgimento, di consapevolezza e gratitudine, perché gratitudine è un'altra parola che non abbiamo accennato, ma quello proprio è il motore. Magari faremo un'altra diretta sulla gratitudine. Quello è il motore di tutto, quindi, perché poi una volta che raggiungi qualcosa ne avrai sempre un'altra e sarai sempre più forte, perché l'esperienza che hai già fatto ha visto che comunque ti ha dimostrato che ce la fai, e quindi insomma il sapere poco a poco che ce la fai ti dà quella grinta, quell'orgoglio di dire ok, allora posso andare anche di qua, posso andare di là, però passo dopo passo. Cioè non è che uno si sveglia al mattino e dice noi abbiamo detto ok, andiamo a vivere in barca, ma da quando l'abbiamo detto a quando l'abbiamo fatto sono passati forse 5-6 anni, perché devi avere la consapevolezza di quello che stai facendo. E quindi facile no, possibile sì. Concludiamo così. Ti piace questo, Stefi? Tantissimo, mi piace da morire, perché per me è fondamentale far passare questi messaggi qui, perché io vedo tante persone tristi, tante persone irrealizzate che non riescono a cambiare la loro vita, hanno paura, hanno queste, e alla fine io sto portando nel mio canale un po' di storie
di persone che ce l'hanno fatta, amici che abitano in camper, tu, poi ci sono altre persone che vorrei intervistare che ce l'hanno fatta. Sì, però farcela, per me il farcela non è andare a vivere in barca, non è andare a vivere in camper. Io lo dico sempre, se tu solo cambiassi il bar o la palestra in cui vai tutti i giorni, inizi a conoscere persone diverse. E già conosci persone diverse e puoi fare incontri diversi. E già facendo incontri diversi, magari incontri quella persona che ti può offrire il lavoro che stai cercando da 2 anni e non trovavi. Cioè, poi bisogna affidarsi anche un po' alla vita, no? Però se tu dici no, a me piace il caffellino, no, io in un'altra parte non vado. Allora, ciccio mio, la palestra, la palestra non la... Inizia a cambiare qualcosa, perché è come una catena, no? Dal momento che tu rompi il primo anello della catena, poi come un domino tutto il resto viene a sé. Però inizia a fare quel... ti concludo con questa frase, che il primo passo per andare dove vuoi non è verso quello che vuoi, ma è lontano da dove sei. Quindi... No, è finito il tempo. No, 30 secondi abbiamo. Quindi il primo passo non è per andare dove vuoi, ma per allontanarti da dove sei. Quindi questa cosa, secondo me, bisogna farne tesoro e un po' smart. Fantastico. Fantastico. Grazie mille. Grazie tantissimo. Grazie a te, Stefi. È proprio quello che ho detto al mio compagno ieri, questa frase qua. Il primo passo ti allontana da dove sei, ma non ti porta dove vuoi, ma ti allontana da dove sei. E già lì succedono cose meravigliose. Esatto, fantastico, grazie tantissimo, guarda, grazie a te di questa opportunità. Porto di poco tempo perché so che c'è Marco e la settimana che c'è di Marco, infatti ho detto... Stefano. Stefano Marco, perché lui sente Marco e dice, no scusa,